Salve a tutti i miei youtubers e bentornati dal vostro Gatorade Giallo 84 e colgo l'occasione per presentarvi la mia nuova, diciamo, reliquia che terrò sopra il mio armadio ogni volta che vi porterò un video sul mio canale, ovviamente di quelli che posso fare nella mia camera. Ma comunque, avevo promesso nel video precedente, quello di Spalletti e il suo addio ufficiale alla Roma, che se avessimo raggiunto 150 mi piace avrebbe portato subito il mio video sulle considerazioni della Serie A 2016-2017. Io non so se quel video l'ha raggiunto o meno che mi piace, però visto che mi piaceva comunque dirvi la mia sulle posizioni di ogni squadra e sulla Serie A appena trascorsa, vi porto comunque questo video, sperando che vi possa piacere. Voglio iniziare prima di tutto dalle zone alte della classifica, fino ad arrivare man mano a quelle più basse. Parliamo prima di tutto della Juve, che ha conquistato il suo sesto scudetto consecutivo, una vittoria assolutamente meritata e mai in discussione, nonostante l'ottimo percorso di Napoli e Roma. La Juve che ha costruito una squadra inizialmente proprio per gestire bene tre competizioni e non affaticarsi, anche se ha avuto qualche sconfitta qui e là fuori casa, anche sorprendenti come in casa del Genoa ad esempio, non hanno mai avuto quella paura di perdere lo scudetto. Anche dopo quelle sconfitte si sono sempre rimboccati le maniche e hanno costruito vittorie su vittorie, proponendo un calcio non molto spettacolare ma sicuramente molto concreto, e il fatto che si stiano giocando la finale di Champions League e che abbiano già vinto Coppa Italia e scudetto è assolutamente una testimonianza di questo grande lavoro che ha fatto la squadra, che si è rinforzata ancora di più rispetto alla scorsa annata in tutti i suoi reparti e dominando il campionato dall'inizio alla fine. Quindi è uno scudetto assolutamente meritato perché sono stati primi dall'inizio alla fine, vincendo soprattutto le partite più importanti contro gli avversari più importanti del campionato. Scendiamo di un gradino più in basso e parliamo della nostra Roma. Roma che finisce seconda con 87 punti, un risultato storico che mai si era raggiunto nella storia del club giallorosso, che purtroppo non ha portato a nessun trofeo. Però comunque, se dobbiamo considerare la stagione della Roma, è assolutamente positiva, perché abbiamo vinto tante partite contro avversari storici, abbiamo comunque segnato tanti gol e anche nelle partite che di solito sottovalutiamo siamo quasi sempre riusciti a portare a casa il bottino pieno. Ovviamente c'è da recriminare i pareggi con Cagliari ed Empoli, per fare due esempi, però io mi sono detto che non si possono vincere tutte, magari se avessimo vinto quelle avremmo perso a Napoli o perso in casa con la Juve, e quindi comunque non c'è molto da recriminare alla nostra squadra, perché se tu fai 87 punti, 38 partite, c'è soltanto da dirti bravo. Purtroppo noi abbiamo trovato una squadra molto più forte e molto più attrezzata per vincere lo scudetto per 6 volte di fila, e quindi non possiamo farci niente, però comunque sono soddisfatto del percorso che ha fatto la Roma, e sono sicuro che anche i napoletani saranno soddisfatti del percorso che ha fatto il Napoli, che incredibilmente, nonostante il record di punti, il record di gol segnati, il record di gol segnati in trasferta e di vittorie in trasferta, chiudono il campionato nella terza posizione e a preliminari di Champions League. Io non mi voglio prendere le iride napoletani, però secondo me è una posizione giusta, considerando quello che hanno fatto Juve e Roma. Anche perché la Roma è stata seconda per tutta la durata del campionato, non è stata mai superata dal Napoli, tranne in quelle occasioni in cui doveva giocare subito dopo i partenopei. Di conseguenza, per me non è tanto il Napoli che ha demeritato, ma è merito della Roma se il Napoli è arrivato terzo. Comunque, devo dirvi la verità, il loro gioco mi piace veramente tanto, perché si vede che si divertono nel giocare, soprattutto i tre del reparto offensivo duettano molto spesso tra di loro, hanno una capacità di conclusione pazzesca, soprattutto Insigne e Mertens, che quest'anno è diventato praticamente il bomber di Napoli che nessuno si aspettava. Però in questo caso secondo me bisogna considerare molto quegli errori fatti con quelle piccole squadre che alla fine di un campionato pesano, come il pareggio in casa con un Palermo disastroso, o i due punti col Sassuolo, gli zero punti con l'Atalanta, che seppure un'ottima squadra è riuscita a fare 6 punti su 6 contro il Napoli. Diciamo che il percorso di questa stagione dei partenopei è stato ottimo ma non perfetto, perché se fosse stato perfetto quantomeno si sarebbero confermati sulla seconda posizione, ed è per questo che io do più meriti alla Roma che merita al Napoli, perché la Roma ha migliorato la scorsa stagione, mentre invece il Napoli l'ha leggermente peggiorata, perché l'anno scorso era prima e si poteva vincere lo scudetto, quest'anno non solo non ha rischiato di vincere lo scudetto ma è arrivata dietro la Roma, fermo restando che ha fatto un ottimo percorso. Parliamo delle tre squadre che sono qualificate in Europa, e cioè Atalanta, Lazio e Milan. Allora, nel caso delle prime due penso che non ci sia molto da dire, sono due squadre che hanno fatto un percorso ottimo rimanendo sempre nelle zone alte della classifica e proponendo un gioco bello e spumeggiante, sia nel caso dell'Atalanta con i vari Gomez che sì, e i ritrovati giovani come Caldara, Conti e
Spinazzola, comunque tutti quanti i giovani dell'Atalanta. E anche nel caso della Lazio parliamo di grandissime riscoperte come Keita e Felipe Anderson, i tanti gol di Immobile, la fisicità di Milinkovic-Savic, la difesa granitica formata da Wallace e De Vrij. Sono state due squadre che hanno sempre proposto un bel calcio e che non hanno avuto paura di osare quando serviva. Quindi la qualificazione in Europa League per entrambe le squadre per me è ampiamente meritata. Parlando invece del Milan, diciamo che è la squadra che si è aggiudicata la lotta per andare in Europa League, anche se era più un non andarci che andarci. Spero che avete capito il mio discorso. Come ben sapete, Milan, Fiorentina e Inter nelle ultime giornate hanno fatto un percorso molto blando, perdendo partite su partite e diventando praticamente il fantasma di se stessi. Però c'è da dire che il Milan, rispetto alle due avversarie, è la squadra che ci ha creduto di più e, nonostante non avesse il valore tecnico superiore rispetto alle altre due concorrenti, ci ha messo più grinta, ci ha messo più voglia e ha dimostrato, rispetto alle altre due, di volere di più questo risultato. Quindi per me si è qualificata la squadra che lo ha meritato maggiormente. Adesso voglio sbrigarmela velocemente per quelle squadre che non sono andate né in Europa e né retrocesse, perché hanno tutte quante fatto un campionato nella media. C'è chi ha fatto qualcosina di più, come la Sampdoria, come il Cagliari, che ha segnato tanti gol, anche se ne ha subiti una caterva, oppure il Torino, che ha avuto in squadra il terzo miglior marcatore della competizione. Comunque ci sono state delle squadre che hanno fatto vedere belle cose, però nel complesso sono stati tutti campionati un po' tranquilli, diciamo. Parliamo invece della zona retrocessione, con il Crotone che si è salvato miracolosamente all'ultima giornata grazie all'Arachiri dell'Empoli, che ha perso 2-1 in casa del Palermo, mentre invece il Crotone, vincendo per 3-1 contro la Lazio, si è assicurata la salvezza. E questo è il risultato, secondo me, meritatissimo, perché sono riusciti nell'impresa di fare 20 punti in 8 partite. Considerando che in 8 partite, se le vinci tutte, fai 24 punti, loro sono riusciti a farne 20. È un risultato, secondo me, assolutamente sensazionale e che ci ha fatto capire quale squadra voleva rimanere in Serie A. L'Empoli non mi ha mai dato l'impressione di volerci rimanere, anzi mi è sembrata più una squadra che vedeva le altre che andavano male, ha detto buonanotte, chi se ne frega, anche se ne perdiamo 7-8 di fila e facciamo due gol in 11 partite, chi se ne frega, tanto comunque quelle dietro non ci raggiungeranno mai. Invece il Crotone ci ha creduto di più, e quando l'Empoli ha capito che il Crotone poteva riuscire a superarli, e ormai era troppo tardi, hanno perso le ultime partite e giustamente sono retrocessi al posto dei rossoblù. Parlando invece di Palermo e Pescara, me la sbrigo alla veloce. Sono due squadre che dall'inizio alla fine hanno sempre dato l'impressione di retrocedere. Hanno fatto un campionato mediocre, prendendo gol su gol, facendo sconfitte contro chiunque, proponendo un calcio orripilante. Due squadre che non hanno quasi mai voluto realmente credere alla salvezza. Forse un pochino di più il Palermo rispetto a un Pescara che è arrivato in Serie A con l'intento di tornare subito in Serie B. Però entrambe hanno fatto un campionato veramente molto mediocre. Mi dispiace per i tifosi del Palermo, che sono, dovrebbero essere gemellati con quelli della Roma, o comunque c'è una sorta di rispetto tra di noi. Però sanno bene anche loro che quest'annata è giustamente culminata con la Serie B. Unica nota positiva è Nestorovski, che ha segnato comunque tanti gol, e la cosa positiva è che lui vuole rimanere nella prossima stagione per riportare il Palermo in Serie A, e un Nestorovski in Serie B, secondo me, è un valore aggiunto per chiunque. Detto questo, questa era la mia analisi complessiva di tutta la classifica della Serie A, e vi ho detto, secondo me, se una squadra è giusto che sia andata in una determinata posizione oppure no. Scusate se me la sono sbrigata veloce per le squadre che non sono andate né in Europa né in zona retrocessione, però lo sapete meglio di me, è stato un campionato per queste squadre assolutamente normale, senza troppi spunti di discussione. Ci vediamo più tardi per un video molto speciale sul nostro capitano che sto organizzando da diversi giorni. Un saluto e sempre Forza Roma! Ciao ragazzi!